Lei si rifiuta, Dobrik? Si rifiuta? I miei uomini non sono addestrati per un'operazione di questo genere. Per la maggior parte sono reclute. I suoi uomini sono stati massacrati? E lei si comporta come se la cosa non la riguardasse. E osa rifiutarsi di obbedire a un ordine che viene dal Führer in persona. Questo è alto tradimento. E lei ne risponderà personalmente davanti a una corte marziale. Si consideri agli arresti! Passatemi il quartier generale del generale Mackensen. Subito! Il maggiore Dobrik si rifiuta di eseguire l'ordine. Il mio elenco è pronto, generale. I 50 di Caruso completeranno la lista. Ci sarebbe anche la possibilità... Sì? Sì, me lo passi. Colonnello Hauser? Ascolti bene, colonnello. Deve provvedere con la massima urgenza a mettere un distaccamento di suoi uomini a mia disposizione. Dovranno procedere all'esecuzione di 320 ostaggi. Cosa? Come ha detto? Qui ci sono i nomi, non è stato facile. Questo è un rapporto sulla località scelta e qui c'è... una copia della pianta del posto stesso che abbiamo ritenuto adatto allo scopo. Il colonnello Hauser si rifiuta di mettere un reparto a mia disposizione. Dice che questo è compito delle SS, non dell'esercito. Beh, direi che ha ragione. Kapler, lei non si rende conto. Dobrik si rifiuta. Hauser si rifiuta. E in altre parole, si lavano le mani di tutta la faccenda. Abbiamo 8 ore soltanto. A che serve la sua lista? Chi li fucila? Non si preoccupi, generale. Troverà qualcuno disposto a farlo. Sì, lei. Lo farà lei. Se è un ordine ufficiale, generale, allora metterò i miei uomini a sua disposizione per questa operazione. No, Kapler. Quale comandante del servizio di sicurezza di Roma, è suo dovere dare l'esempio ai suoi uomini. Lei e tutti i suoi ufficiali dovrete prendere parte personalmente a questa operazione. Questo è il mio ordine ufficiale. E naturalmente lo avrà per iscritto. Ha ragione, generale. Non chiederei ai miei uomini di fare una cosa che io stesso non farei. È una necessità simbolica, credo. Lei è un bravo ufficiale, Kapler. Ne farò menzione nel mio rapporto al Führer. Questo le gioverà molto in futuro. Mi sono offerto volontario per il fronte orientale per 5 volte. Mi è stato sempre rifiutato, dicendomi che avevo un compito importante. Un compito importante da svolgere a Roma.